niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Buongiorno a tutti i concittadini, da Claudio Di Lernia, coordinatore della Federazione Insieme per Cerignola. È inutile presentarvela, ormai la conoscete benissimo tutti, da chi è formata. Oggi interverrà Antonio Campaniello, segretario di Puglia di Democrazia Cristiana, Vito Di Ciolla, Puglia Popolare, e il presidente del Circolo Culturale Politico De Gasperi, Francesco De Cosmo. Bene, oggi io voglio aprire il mio dire con una riflessione politica che non riguarda la città di Cerignola, ma riguarda a carattere sia regionale che sia a carattere nazionale. La prima riflessione a carattere regionale è questa: stiamo vedendo in questi giorni al TG Norba che si sta parlando del candidato ideale governatore da contrapporre ad Emiliano. È come se, cari concittadini, secondo il mio modo di vedere la politica, non esiste il candidato ideale per il centrodestra. Si deve trovare il candidato ideale con un programma che sia, come dire, che vada di pari passo con il programma e il candidato ideale per il programma stesso. Cioè non si può anteporre prima il candidato e sul candidato puoi fare il programma, oppure viceversa, si fa il programma e poi si va alla ricerca del candidato. Non è possibile, diceva il giornalista del TG Norba, una frase, dice: prima l'uovo o prima la gallina. Bene, l'uovo sta ad indicare il governatore, la gallina sta ad indicare il programma. Non si può, se non si è conseguenziali sia uno che l'altro, non si può parlare di nulla. Quindi non si può cercare il candidato se non si ha un ben programma ben definito, come anch'io vi dico, perché vi ho fatto questa premessa, perché qualcuno mi sta chiedendo, dice: ma dove ti candiderai? Io non ho sciolto ancora la riserva, perché siamo una civica. Io mi candiderò con il candidato governatore e il programma che comunque attiene, comunque si rivede nel nostro modo di fare politica. Il nostro modo di fare politica, ve lo dico cari concittadini, guarda a una nuova meridionalità basata sulla cultura, non più assistenziale, ma la cultura del rischio. Abbiamo ancora una nuova, un nuovo modo di sviluppare il lavoro, l'industria del lavoro, e ancora parleremo di ricerca, siamo per la ricerca sul territorio, visto che è la vocazione del territorio agricolo, dobbiamo formare i ragazzi e fare ricerca sul territorio agricolo. Altro tema molto importante, noi che parleremo, è l'ambiente. Quindi per quanto riguarda il territorio, se si varranno delle verifiche e se si bonificherà, ove sarà possibile bonificare. Quindi passando dall'ambiente per fare agricoltura sana, e in questo caso a livello nazionale i nostri prodotti avranno un maggior costo e quindi maggior reddito nelle tasche dei cittadini. Quindi chi sposerà e chi nella sostanza sia il candidato presidente che sia il programma sposeranno questo modo di fare politica, questa progettualità che noi stiamo proponendo e stiamo sottoponendo alla cittadinanza. Bene, altrimenti noi, fin quando non ci sarà nulla, non possiamo sciogliere ancora nessuna riserva. Per noi non esiste una politica centrodestra, centrosinistra, esiste la politica che serve a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Questo è il primo punto. Altro punto a livello di carattere nazionale che mi sento di dire è questa: si sta parlando del taglio dei parlamentari di un terzo circa, Camera e Senato, e si sta parlando di tutto e di più. Si sta creando un caos a livello nazionale, si stanno ribellando i capi partito, si stanno ribellando tutti. Bene, io non crederei tanto allo scandalo, che certamente ci vuole una riduzione dei parlamentari, sia Camera e Senato. È un fatto positivo che ci sia, ben venga, ma non è quel toccasana miracoloso che serve all'Italia. All'Italia serve una cosa molto importante: per togliere questo potere ai capi partito bisogna rifare la riforma elettorale, la legge elettorale. Mi dovete spiegare perché a livello europeo ci scegliamo il candidato votandolo, scrivendo nome e cognome,
a livello di regione, stessa cosa, a livello amministrativo, stessa cosa, arriva a livello di governo, arrivano i capi partiti e dicono questo è il candidato, se ti sta bene, altrimenti vai pure a casa. Deve finire, dobbiamo ridare la centralità alla gente, cioè ridare la centralità al popolo, perché il popolo deve scegliere da chi farsi governare. Nel momento in cui si rifà la riforma elettorale, vi posso garantire che gli onorevoli sul territorio si daranno una mossa, si daranno da fare. Adesso invece, siccome sono i protetti, sono i prescelti nei piani alti delle liste, non se ne frega niente a nessuno, vanno lì, alzano la mano perché il capo partito le ha detto che deve fare così. Noi non vogliamo, noi vogliamo la riforma elettorale e vogliamo anche la riforma della giustizia. Non esiste che un processo deve durare anni, anni e secoli. Anche qui, invece di guardare e perdere tempo, l'ho spiegato, va bene un terzo, cioè tagliare i parlamentari, è una cosa buona, ci farà risparmiare 90 milioni di euro, va bene, ma questi 90 milioni di euro non verranno nelle nostre tasche, cari concittadini. La cosa che io vi dico è che sia Di Maio che Zingaretti diano veramente un segnale forte all'Italia facendo questa riforma elettorale. Ne abbiamo bisogno, solo così l'Italia si può dare una mossa, altrimenti siamo destinati ad essere tutti succubi dei capi partito. Bene, cari concittadini, io chiudo questo mio intervento augurandovi una buona domenica e oggi parte anche la nostra Madre Santissima di Ripalta, va in campagna, noi ci uniamo con lei simbolicamente, preghiamo la Madonna affinché guardi tutti, do un grosso saluto al sindaco, gli auguriamo ogni bene e vi posso e aggiungo che tutto ciò che ho detto l'ho detto sotto la mia stretta responsabilità. Buona domenica a tutti. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti i cittadini cerignorani. Oggi piccoli argomenti ma molto intensi e molto importanti. Incominciamo a dire che il sindaco di Ruvo di Puglia stranamente ha fatto un articolo dicendo che i suoi rifiuti devono arrivare a Cerignola. La domanda che noi ci facciamo, come mai i nostri rifiuti devono arrivare vicino a Otranto, da tutte le parti? E invece i rifiuti umidi degli altri comuni devono arrivare qui a Cerignola? Sicuramente il sindaco non lo saprà, almeno lo spero, ma sicuramente sia Gran Galliano sia Emiliano sapranno la motivazione e spero che almeno qualche suo adepto lo senta la trasmissione e ci dia questa risposta. Perché ci sembra strano che dobbiamo pagare somme elevate noi quando c'è posto qua dentro Cerignola e quindi possiamo ridurre le tasse in qualche maniera. Riguardo alla SIA, è arrivato qualche giorno fa il verdetto del concordato preventivo. Come tutti ben sappiamo, purtroppo è stato negativo. Quindi il commissario, perché si parla in questi giorni di commissariamento del comune di Cerignola, o il sindaco se rimarrà ancora in carica, in automatico dovranno vedere come sistemare anche la situazione SIA, visto che ci sta un grosso indebitamento e quindi sono a rischio circa 300 famiglie. E 300 famiglie in mezzo a una strada non è bello. Ovviamente ci accadrà anche tutta l'economia cerignolana, quindi tutti insieme, forze politiche, commissario, chiunque possa intervenire, i cittadini, cerchiamo di aiutare la SIA, cerchiamo di aiutare questo problema. Chi ha delle soluzioni non le mantenesse fino alle prossime elezioni, perché noi faremo, diremo e svolgeremo. Cerchiamo tutti insieme, destra, sinistra, centro, di civiche, di trovare insieme la soluzione per queste 300 famiglie. Come tutti ben sappiamo, noi la Democrazia Cristiana stiamo a fianco dei lavoratori, quindi già ci siamo messi in opera per trovare le migliori soluzioni per queste famiglie. Che si crei una nuova azienda, che sia un misto fra pubblico e privato, che sia soltanto pubblico se si riescono a trovare soldi, o sia privato. L'importante è che non lasciamo queste famiglie in mezzo a una strada, perché sono persone per bene e che ovviamente non devono entrare anche loro nelle mani della delinquenza, perché si sa,
un genitore, pur per far mangiare i figli, farebbe di tutto. Diamo soltanto qualche accenno, visto che la notizia per il momento l'abbiamo presa soltanto tramite i giornali. Si dice che verrà commissariata Cerignola per mafia. Noi speriamo che venga, che ci arrivino delle carte, qualche cosa, e che se il fatto sia una cosa volatile, anche se anche il sindaco un po' lo ha ammesso di questo criterio. Però noi tutti cerchiamo in tutti i modi di cancellare al più presto questa macchia, perché è una macchia indelebile dentro Cerignola, e questo mi rivolgo specialmente a tutte le persone oneste, non a quelle persone quali già da oggi, da venerdì, proprio di preciso da venerdì, dal carro del vincitore che stavano fino adesso, che siamo vicino al sindaco Franco Metta, già si sono buttati dall'altra parte. Sì, già qualcuno cominciava a dire, io sospettavo qualche cosa. Signori, non funziona così, lo devo dire. Sì, quando uno sposa una causa, è come sposarsi quando in chiesa fra marito e moglie, in bene e in male. Quindi, se voi sapevate qualche cosa, come dite da venerdì, beh, signori, dovete denunciare subito queste cose. Non aspettare che venivano scoperte dalla registrazione. Ovviamente tutto quello che ho detto è sotto la mia responsabilità. Vi abbraccio e buona domenica e buona Madonna a tutti quanti. Buongiorno a tutti, buona domenica da Vito Di Ciolla, segretario di Puglia Popolare. Mi scuso in anteprima per la voce perché sono stato colpito da un fortissimo raffreddore. Il 10 ottobre è una data purtroppo da ricordare, a malincuore, da cernolano, da cittadino, dico, pure questa volta siamo stati etichettati da questa brutta situazione che abbiamo sentito in televisione, abbiamo letto sui giornali, per l'ennesima volta il nome della nostra amata città sta sulla cronaca, ma addirittura con frasi scritte così pesanti. Mi dispiace, ripeto, mi dispiace anche per questi amministratori, mi dispiace anche per il sindaco, perché con tutta onestà sicuramente non la sta passando bene, ma secondo mio parere, come ho sempre ritenuto e come ho sempre detto, se sarà vero, se sarà una mondatura, noi non lo sappiamo. Una cosa è certa, che a rimetterci le penne è il cernolano, è il popolo di questa città che per l'ennesima volta viene imbruttito da queste situazioni. Allora io mi chiedo e mi domando, è una vita, amministratori e sovramministratori, si cambiano le bandiere, si cambiano le poltrone, ma alla fine il nome della nostra città viene sempre infangato. Ed è per questo che a me dispiace tanto, e dispiace tanto viverle queste situazioni. Ho letto anche e ho visto le ultime cose, le ultime affermazioni dette dall'ex sindaco. Beh, guarda, onestamente dispiace a tutti, non piace vedere questa situazione e non ci piace nemmeno ascoltarle. A prescindere da questa situazione, vi dico perché, a mio avviso, io come segretario di Puglia Popolare e come gruppo di Puglia Popolare sosteniamo la candidatura del dottor Francesco De Cosmo a sindaco di Cerignola, che oggi lo saluto, è anche qui presente con me. Sosteniamo la candidatura di Franco De Cosmo perché oggi è l'unica persona che può amministrare correttamente. Dite perché? Che si voglia, sento parlare certi sghignazzi, alcuni ragazzi che lo criticano, non mi interessa, sono quelle piccole moschette che non sanno nemmeno fare l'ao col bicchiere. Allora si permettono il lusso di criticare, ma criticare è legittimo, siamo in un paese democratico. Oggi abbiamo una situazione catastrofica. Quello che questa amministrazione ci ha lasciato è la catastrofe, sia debito pubblico, cantieri aperti. Purtroppo questo è il danno che la città dovrà piangere. Numeri di debiti, cioè abbiamo i numeri come nel pallottoliere del numero all'otto. Voi immaginate il pallottoliere con tutti i numeri mischiati.
Chi può mettere affilati questi numeri? Chi può dare una sequenza corretta? Chi può amministrare come oggi io in maniera, come dire, fortemente sentita, dico il nome del dottor De Cosmo. Perché? Perché il dottor De Cosmo amministra diverse società, diverse aziende, diversi numeri con diversi zeri. Ecco, qua mi rifaccio a quello che io ho detto in passato. Sei un buon avvocato, ma non puoi fare l'amministratore. L'amministratore deve conoscere bene i numeri, i conti. L'avvocato conosce bene la legge e ce ne passa dai numeri alla legge. Sei un ottimo avvocato, un bravissimo avvocato. Purtroppo il mio parere in maniera democratica è quella di fare l'avvocato. Perché per amministrare una città, è una città come Cerniola, attenzione, non è una città, come dire, fra virgolette, apro sempre le virgolette, stornara. Parliamo di una città di 60.000 abitanti con tanti problemi che offre la nostra città, con tanti problemi. Allora poter amministrare questa città significa guardare bene tutte le società e conoscere a fondo tutte le società. E chi meglio di Francesco De Cosmo possono conoscere le società? Abbiamo avuto in passato Giannatempo. E chi non dimentica la gestione Giannatempo? Tutti quanti la conosciamo. C'è stata un'altra mezza catastrofe. Noi abbiamo conosciuto quella di Matteo Valentino, pure lì è arrivato al capolinea prima ancora del fine mandato. Certamente, non a livelli scandalosi come questa amministrazione, ma pure lì, all'epoca, era fine mandato. Oggi mi rivedo tante formazioni politiche, anzi, prima di arrivare a questo voglio rivolgermi a quelle persone che oggi ridono, si sono messi a ridere sulla questione dell'amministrazione del sindaco. Non c'è nulla da ridere, cari signori, oggi c'è solo da piangere e non bisogna ridere su delle disgrazie. Allora, quando io vedo persone che ridono quando c'è stato lo scioglimento dell'amministrazione, dico: questa gente non capisce nulla, perché non c'è da ridere, non sono situazioni da ridere. Chiudo parentesi e mi riaggancio a quello che stavo dicendo poco fa. Poter amministrare è una cosa seria. Oggi questi movimenti politici che escono, noi avevamo detto, noi avevamo parlato, il PD ha fatto il gazebo, il setting fermo fuori al comune. Voglio capire, voi stavate amministrando pure l'opposizione insieme a questa amministrazione. Prima cosa facevate? Va mangivi presotti che giocavate? Cosa facevate? Avevate le bende agli occhi come Rambo? Fatemi capire. Oggi che c'è stato lo scioglimento, tutti quanti ad alzare bandiera. No, non è così, non si fa così. Noi siamo stati il primo gruppo politico che già da quasi un anno parlavamo della male gestione dell'amministrazione mettiana. Siamo stati 7 mesi, e ne conferma le registrazioni in questa trasmissione, ne conferma su YouTube, quello che noi abbiamo sempre detto, chi in una forma, chi in un'altra, chi in maniera professionale, chi in maniera elementare, comunque sono state dette. Le cose noi le abbiamo sempre affermate, da ben un anno fa. Io adesso vedo queste persone che si alzano la mattina dopo che hanno avuto l'esito per quanto riguarda lo scioglimento, tutti quanti si sentono professionisti. No, siete solamente dei vigliacchi e dei pagliacci. Questo siete, questa è la verità. Vigliacchi e pagliacci. A me non piace, ripeto, è una situazione pietosa perché invanga la nostra città, e a me non piace. Io volevo affrontare le amministrative in maniera regolare, affrontare questa amministrazione con la maniera più democratica, da uomo a uomo. C'è stato quello che c'è stato. Se qualcuno ha sbagliato, vuol dire che la giustizia fa il suo corso. Se ci sono degli innocenti, ci saranno. Se ci saranno dei peccatori, pagheranno. Non è a noi decidere, non siamo noi i giudicatori. Come sempre dico che mi assumo la mia responsabilità. Nella prossima puntata, perché non sto poco bene con questo maledetto raffreddore, vi presenteremo
il nuovo programma che è con il nuovo candidato, il nostro candidato, ripeto, mettiamolo, memorizziamolo bene nella nostra mente, il nostro candidato sindaco per la nostra città porta il nome di Francesco De Cosmo. Buona giornata a tutti e buona domenica. Dulcis in fondo, Francesco De Cosmo. Una buona giornata, una buona domenica, ricca di sole e di spensieratezza. Inizio oggi il mio intervento, e me lo dovete consentire, esprimendo tutta la mia solidarietà personale all'uomo Franco Metta. Specifico all'uomo Franco Metta perché come politico e come ex sindaco della cittadinanza di Cerignola non ha mai goduto della mia stima, ma soprattutto non ha mai goduto della stima delle persone per bene. Oggi sono molto ma molto motivato e soprattutto devo raccontarvi alcune storielle per inquadrare il personaggio Franco Metta. Sinceramente, ascoltando il video che ha pubblicato dopo che i carabinieri hanno notificato lo scioglimento del consiglio comunale, mi sarei aspettato un intervento pacato, ma soprattutto un intervento chiarificatore. Come al solito, il nostro sindaco ex non ha fatto altro che essere arrogante, ma soprattutto, come faceva un noto penalista di Cerignola, quando voleva giustificare la non colpevolezza dei propri assistiti, ha giurato sulla Madonna di Ripalta. Sono rimasto commosso perché c'è stato anche il pianto del coccodrillo quando ha giurato sulla Madonna di Ripalta, ma la cosa che più mi ha dato fastidio, e penso che non ha infastidito solo me, ma ha infastidito chi l'ha ascoltato, aver giurato la propria innocenza su chi? Su due bambini, che sarebbero i suoi nipoti, che nulla hanno a che vedere con le sue storie personali. Consentitemi anche un ringraziamento all'amico fraterno Vito Di Ciolla, segretario di Puglia Popolare, per le parole di elogio che ha avuto nei miei confronti. Vito, ti ringrazio, ma a quello che tu hai detto io aggiungerei una cosa. È importante creare una squadra di persone oneste, di persone che debbano instaurare la legalità in un momento in cui a Cerignola questi valori non esistono più. Il 10 ottobre è stato l'epilogo di 4 anni di mala gestione. Tu hai detto benissimo, noi da circa un anno, da quando stiamo registrando le nostre trasmissioni, siamo stati i pionieri, siamo stati i paladini che abbiamo ventilato a grosse lettere i problemi e l'illegalità che persuadeva questa amministrazione. Oggi tutti sono pronti a salire sul carro del vincitore, arrogandosi la paternità di aver ventilato le irregolarità di questa amministrazione. Era normale che questo male affare che perseguitava questa amministrazione prima o poi venisse fuori. Era normale non solo nella gestione degli appalti, nel modo di fare, nel modo di prendere decisioni, ma soprattutto da parte di una maggioranza che assecondava, senza entrare nel merito, una decisione presa solo ed esclusivamente da parte del sindaco, che è l'unico artefice di questa disfatta. Parlo di disfatta perché purtroppo in questo momento chi ci rimette è la dignità della Cerignola per bene. È la dignità della Cerignola che produce
è la dignità della Cerignola che lavora. Ieri mattina, dopo che erano venute fuori le notizie sullo scioglimento del Consiglio Comunale, mi ha colpito una frase di un gestore di un bar che mi ha detto: dottor De Cosmo, oggi ci siamo resi conto di chi era il sindaco Metta. Dottor De Cosmo, oggi abbiamo capito del perché ogni giorno c'era un appalto. Oggi abbiamo capito perché si sciacquava la bocca dicendo sto capovolgendo e sto rivoltando Cerignola. Tutti siamo bravi e siamo veloci a farlo con le stesse modalità e negli stessi modi con cui l'ha fatto il sindaco Metta. Oggi capiamo perché si iniziava un lavoro e si già pensava al prossimo lavoro. Oggi capiamo come nelle ultime settimane sono stati rilasciati centinaia di concessioni edilizie e iniziati i lavori in maniera molto ma molto veloce, perché dietro il collo sapevano che c'era subito la paura dello scioglimento del Consiglio Comunale. Allora, cittadini di Cerignola, è un momento di riflessione, è un momento in cui tutti quanti dobbiamo mostrare le unghie, è un momento in cui l'unione fa la forza. In questo momento anche l'opposizione ha le sue responsabilità. In questo momento l'opposizione per 4 anni non ha fatto preso alcuna decisione contro l'amministrazione, ha soltanto ventilato chiacchiere senza prendere prese di posizione. È un momento in cui Cerignola si deve rialzare da questa catastrofe, è un momento in cui la Cerignola per bene deve affiorare e deve riprendere lo scettro di questa cittadinanza. Oramai l'amministrazione dell'ex sindaco Metta rappresenta il passato. Mi viene da ridere quando il nostro ex sindaco, che ora probabilmente non avrà nulla da fare, afferma: ritorneremo. Ma dove ritornerai? Forse da qualche altra parte, che certamente non è l'amministrazione comunale. Quando sento dire: io, se non sarò candidabile, fratello caro, tu non sei più candidabile e probabilmente non sarai candidabile né tu né l'amministrazione che ha secondato ogni tua decisione. Allora non prendere più in giro la cittadinanza di Cerignola, non fare il pianto del coccodrillo, non giurare perché non sei nemmeno degno di giurare sul quadro della Madonna di Ripalta. Prendi atto di questa disfatta, prendi atto di quella che è la decisione che ha preso il prefetto comunicando subito lo scioglimento al Consiglio dei Ministri, prendi atto che oramai con la politica non solo di Cerignola ma altre forme di politica Franco Metta non esiste più. Allora a questo punto vuoi la guerra nei confronti personali? Facciamola. Sono allettato dal fatto che fino ad oggi tu la facevi con le armi in pugno, io la facevo senza armi, però sono riuscito sempre a risponderti e a metterti in difficoltà. Quando affermi determinate cose, caro Franco Metta, De Cosmo, devi prima lavarti la bocca, prima di nominare Francesco De Cosmo. Quando nomini Francesco De Cosmo, lavati non con il dentifricio, ma con l'acido la bocca e poi pronuncia il nome di Francesco De Cosmo. Anche perché se fossi stato una persona di onore, dopo quello che ti è capitato, sicuramente avresti parlato e avresti agito in maniera differente. Caro Franco Metta, ieri venerdì mattina ci siamo incontrati faccia a faccia
al comune di Cerignola. Ti ho visto abbastanza depresso, ti ho visto abbastanza mortificato. Quello è l'atteggiamento da persona onorevole, da persona che contesta una decisione, non l'atteggiamento arrogante e da superuomo che hai sempre avuto e continui a avere nelle tue trasmissioni. Oramai non rappresenti più niente. Oramai fatti una passeggiata per Cerignola e ascolta bene il giudizio che la gente ha di te. Soltanto che quando si batte la mano al re, si pensa in un determinato modo. Quando il re cade, affiorano i veri giudizi e le vere cognizioni che la gente ha avuto e ha di te. Allora cerca di calmarti, cerca di moderare i toni. Oramai per Cerignola non rappresenti più niente, ma rappresenti solo un neo e una catastrofe nella storia di Cerignola, che ha sempre avuto dalla parte sua l'onorabilità e la dignità di una cittadina operosa e onesta. Vi chiedo scusa per questi passaggi, ma erano doverosi nei confronti del sindaco che non abbassa ancora la cresta, nonostante lo scempio che ha dato a questa cittadinanza. Vi ringrazio per la vostra collaborazione ad ascoltarmi e dichiaro che tutto ciò che ho detto l'ho detto sotto la mia personale responsabilità, esonerando da qualsiasi responsabilità la TRC. Buona giornata e buona domenica. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi han detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui.